Privilege to introduce my friend Dr. Franca Marino of the University of Insubria. We collaborated for many years in various fields, especially concerning the catecholamines and the immune system. And then we started together, they started together with me when in Locarno many years ago, and then they beautifully went for their elegant and very promising new scientific field of these catecholamines in the immunocompetent cells. And now Franca Marino will speak about adrenergic mechanism in vascular inflammation. Please. Grazie per la presentazione a Giorgio. Io chiedo scusa, ma ho deciso che parlerò in italiano perché altrimenti penso che il vostro livello di stress potrebbe salire in maniera esagerata, quindi preferisco non stressarvi in questi termini. Allora, l'argomento della mia parte riguarda i meccanismi adrenergici nella modulazione del tono vascolare. Ovviamente tutti sapete, e quindi come dire, su questa parte non insisterò, che l'apparato cardiovascolare è regolato finemente dal tono adrenergico e è innervato dal sistema osso parasimpatico, i quali, come è noto, svolgono un ruolo di bilanciamento, il simpatico un ruolo di tipo stimolatorio e il parasimpatico un ruolo di tipo inibitorio. Queste, diciamo, sono le differenziazioni in maniera più semplificativa dei due sistemi. È simpatico, attraverso una modulazione fine sia del muscolo cardiaco che dei vasi, contribuisce al mantenimento dell'omeostasi cardiocircolatoria. Altrettanto sappiamo che il sistema simpatico ha come mediatore, l'abbiamo sentito tanto in questi giorni, la noradrenalina come neurotrasmettitore e l'adrenalina come ormone in periferia. E questi due mediatori agiscono principalmente attraverso i due tipi di recettori adrenergici che sono stati così ben evidenziati in questi giorni, i recettori di tipo alfa e i recettori di tipo beta. Entrambe le tipologie recettoriali sono presenti sulle terminazioni, sui vasi, e quindi entrambi possono avere un ruolo nella modulazione del tono vascolare, oltre che ovviamente della muscolatura del miocardio. E questo introduce il mio argomento, quindi non trattare il sistema adrenergico come modulazione dell'apparato cardiovascolare in termini classici. Sappiamo il ruolo dei beta bloccanti, sappiamo il ruolo degli alfa bloccanti nel mantenimento nella modulazione delle patologie cardiovascolari, ma invece cosa succede quando questo sistema è alterato, quando le concentrazioni di noradrenalina o di adrenalina non sono più fisiologiche? E questo, per esempio, quando succede? Il professor Straub in questi giorni ci ha spiegato molto bene lunedì che la noradrenalina o l'adrenalina possono aumentare in seguito a risposte stressogene, ci è stato detto anche ieri dal professor Cellowski. E questo è un esempio molto eclatante di cosa succede in un classico esempio di stress acuto nel modello umano. In questo caso, questo è un report abbastanza recente di due casi, di due case report di due soggetti morti per infarto acuto del miocardio, dove cosa è stato osservato? È stato osservato che questa qui è l'espressione dei recettori beta 1 adrenergici nel cuore di questi soggetti, e i recettori che sono presenti non solo nei miociti ma anche a livello dei vasi, e questa diapositiva illustra l'apoptosi di queste cellule. Quindi, in caso di infarto acuto del miocardio, tra l'altro in questi due soggetti sono andata a fare la valutazione dei livelli di noradrenalina
nei liquidi e hanno trovato elevati livelli sia di noradrenalina che di adrenalina. L'ipotesi di questo lavoro è che in condizioni di stress può esserci una stimolazione eccessiva dell'apparato adrenergico che porta a un'aumentata liberazione di catecolamine, noradrenalina dalle terminazioni nervose, ma anche adrenalina dalla periferia, che contribuisce al danno del miocardio e contribuisce come? Contribuisce principalmente attraverso l'eccessiva stimolazione dei recettori beta-adrenergici, ma anche da quello che succede localmente alle catecolamine. La noradrenalina è una molecola che quando liberata e quando presente in eccesso nello spazio cellulare aumenta la produzione di calcio e porta a un aumento dello stress ossidativo. Quindi stress indotto non solo dalla presenza delle catecolamine, ma anche dal danno ossidativo locale. E in più sembrerebbe, l'ipotesi di questo lavoro, che tutto questo effetto catecolaminergico mediato porta ad un aumento dei recettori beta-adrenergici, beta 1 di sicuro, ma forse anche degli altri recettori. Quindi le catecolamine di per sé sono in grado di indurre una risposta stressogena e da qui poi tutta una serie di evidenze che si stanno sempre più, come dire, moltiplicando in questi ultimi anni. Quando si parla, per esempio, questo è un lavoro uscito qualche anno fa, che parla di un effetto anti-aterosclerotico dei beta bloccanti, quindi beta bloccanti che hanno un effetto sull'apparato cardiovascolare non solo perché agiscono sui recettori beta 1 facendo quello che tutti sappiamo, ma anche per un effetto diretto di tipo anti-aterosclerotico, perché la noradrenalina sembrerebbe avere effetti pro-aterogenici. Ma la noradrenalina, ma quali recettori? Mentre i beta bloccanti sembrerebbero avere un effetto antiaterogenico, per esempio riducendo la disfunzione endoteliale. Ed è da qui che vorrei partire per introdurre il concetto di che cos'è l'aterosclerosi. La patologia cardiovascolare non è altro che la manifestazione clinica di un fenomeno che in realtà può comparire molto più precocemente. Ormai quasi 2 secoli fa il termine aterosclerosi è stato introdotto per parlare dell'aterosclerosi come una patologia che riguarda le arterie di grande e medio calibro ed è caratterizzato dalla deposizione all'interno di questi vasi di placche che poi formano il cosiddetto core aterosclerotico, cioè la formazione della placca vera e propria. Associata a questa degenerazione c'è sempre un'alterazione della risposta immunitaria. Quindi le cellule immunitarie contribuiscono a questo fenomeno e in questo senso si sono poi divise diverse scuole di pensiero che per più di un secolo hanno portato come dire, al focus che imputava alle cellule immunitarie il ruolo principale nella formazione del core aterosclerotico, altri invece pensavano e ipotizzavano che le cellule immunitarie entrassero solo perché c'è prima un danno iniziale che riguarda invece l'endotelio. Poi sapete che per più di un secolo, dagli inizi del Novecento, invece la teoria lipidica è stata quella che per quasi 70 anni ha portato tutta l'ipotesi del ruolo dei lipidi allontanando la ricerca dalle cellule immunitarie. Verso la fine degli anni 70, poi la questione cellule immunitarie e aterosclerosi ha ricominciato a essere indagata. Quindi l'ipotesi che l'endotelio possa essere il primo movens nella formazione del processo aterosclerotico sembra ormai un dato acquisito. Normalmente nell'endotelio sano c'è un bilancio tra i neurotrasmettitori e tutta una serie di mediatori endogeni come i prodotti delle piastrine, i prodotti delle cellule immunitarie che contribuiscono al mantenimento di livelli definiti fisiologici di monossido d'azoto e questo porta a un equilibrio tra la contrazione muscolare, la proliferazione muscolare, l'aggregazione piastrinica, l'espressione di molecole di adesione, l'adesione delle cellule immunitarie all'endotelio stesso, la produzione di endotelina che è uno dei primi fattori che favorisce la proliferazione endoteliale. Cosa succede quando l'endotelio invece subisce uno stress o un danno di qualsiasi tipo? Innanzitutto, il primo problema è una riduzione drastica dei livelli di NO.
I fattori di rischio cardiovascolare, poi vedremo quali possono essere, agiscono prima di tutto a questo livello. La riduzione dei livelli di NO porta come conseguenza all'aumento dell'endotelina, all'aumento di L6, in questi giorni ne avete sentito tanto parlare del ruolo proinfiammatorio dell'IL6, alla proliferazione delle cellule endoteliate. A cui segue, quando l'endotelio è attivato, quello che si può misurare come attivazione endoteliale è l'aumento di espressione delle molecole di adesione, l'aumento di espressione di S-lectina, e vedremo che anche questo è estremamente importante, l'aumento di NFKB. Avete sentito parlare anche del ruolo di NFKB in questi giorni. Come conseguenza dell'attivazione dell'endotelio, questo è il risultato. L'endotelio attivato richiama le cellule circolanti che contribuiscono, attraverso la produzione dei mediatori dell'infiammazione, alla formazione della placca. La placca può restare così, può calcificare o può erodere, con le conseguenze tipiche dell'erosione. I fattori di rischio, classicamente definiti fattori di rischio nell'aterosclerosi, sono anche comunemente divisi in fattori modificabili e non modificabili. Tra i non modificabili, ovviamente i fattori genetici e l'età, tra quelli modificabili, l'ipertensione, l'inattività fisica, i livelli di colesterolo, le sigarette, tra quelli che contribuiscono, che sono una via di mezzo tra il modificabile e no, il diabete mellito in particolare è considerato un fattore di rischio dell'aterosclerosi, quindi se non trattato, l'esacerbazione. Ultimo, nell'elenco, che è stato introdotto da qualche anno, l'infiammazione sistemica. Ma io ne aggiungerei un altro, che è lo stress. Perché nell'ultimo ventennio lo stress acuto o cronico è stato studiato come modello proprio dell'induzione del fenomeno aterosclerosi. La sola iperlipidemia non è in grado di giustificare quello che si osserva, e l'esempio del miocardio infarctuato che vi ho fatto vedere prima è un esempio. Lo stress è un fattore di rischio per l'aterosclerosi perché? Perché l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto l'altro ieri, quindi penso che ormai questa immagine la conoscete abbastanza. L'ipotalamo, con la produzione dei mediatori, attiva la ghiandola surrenale, che a sua volta ha un controllo fine su tutti gli effetti metabolici, ma a sua volta ancora ha un controllo sul sistema nervoso. Quindi il link sistema nervoso centrale, sistema immune, è fattori rilasciati dal sistema nervoso centrale possono esacerbare l'attivazione di quest'asse. Nell'uomo quello che complica di più il problema, che nel modello animale possiamo tenere in disparte, sono i fattori personali e individuali, lo stress dell'individuo stesso, l'ansia, tutti quei fattori che nel modello animale possiamo escludere, nell'uomo sono fattori che complicano sia lo studio del fenomeno che anche gli effetti del fenomeno stesso. Infatti, il modello più semplice che si usa nell'uomo per studiare lo stress nelle diverse patologie, comprese le patologie aterosclerotiche, è per esempio lo stress aritmetico. Io potrei aggiungere che per voi poteva essere un modello buono, quello di se io vi avessi parlato in inglese, quindi. Lo stress mentale viene considerato un modello ottimale per lo studio degli effetti dello stress nell'uomo. Infatti è stato dimostrato che dopo un breve stress mentale bastano 10 minuti di esercizi aritmetici un po' complessi, e anche qui si potrebbe discutere sul quanto complessi, per qualcuno forse basta la semplice aritmetica, induce l'attivazione dell'asse ipotalamica dell'amigdala che produce CRF, che attiva ancora una volta l'asse di cui abbiamo visto, e si osserva un picco immediato di cortisolo e di noradrenalina, e in periferia di adrenalina. A questa attivazione contribuisce il sistema renina-angiotensina in periferia con la liberazione di angiotensina che viene convertita in angiotensina 2, che è un potente vasocostrittore e mediatore quindi anche questo della risposta stressogena. Quanto lo stress può influenzare l'apparato cardiovascolare in generale e i vasi in particolare? Ormai è risaputo, ci sono
studi epidemiologici credo negli ultimi anni ne sono usciti a centinaia o a migliaia, che dicono che l'infiammazione, abbiamo detto, è una componente importante nell'aterosclerosi, ma quando si parla di infiammazione normalmente in clinica si parla di infiammazione diagnosticabile, clinicamente rilevabile. Nell'ultimo decennio, per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, invece si parla di basso grado di infiammazione, quella che ancora non è una manifestazione clinica della patologia. Insieme ai nostri colleghi internisti abbiamo studiato molto nel modello umano questo fenomeno e abbiamo visto che, per esempio, soggetti ad alto rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, ma che ancora non li hanno, che presentano uno o due dei fattori di rischio che abbiamo visto prima, hanno una risposta immunitaria completamente modificata. Quindi l'infiammazione di basso grado può essere considerata un fenomeno che precede quello che poi vediamo come manifestazione clinica. All'infiammazione di basso grado sono associate tutti quei sintomi, o meglio quegli eventi, che abbiamo definito fattori di rischio. I disordini metabolici come l'insulinoresistenza, come il diabete, quella che normalmente viene inglobata nella sindrome metabolica. E l'infiammazione è una conseguenza, o meglio, l'abbiamo visto, l'infiammazione ormai sappiamo anche che non possiamo classificarla come infiammazione tout court, ma distinguiamo una fase iniziale di infiammazione che riguarda le cellule dell'immunità innata e una fase tardiva che riguarda le cellule dell'immunità acquisita. Quindi il processo infiammatorio deve essere anche visto nelle sue componenti, non come il risultato complessivo di quello che vediamo alla fine. Questa infiammazione però, oltre che essere causata da tutta una serie di fattori, abbiamo visto ieri e l'altro ieri, il danno microbico, il trauma e tutto quello che sappiamo può scatenare una reazione infiammatoria, può essere causata anche da stress psicologici acuti o cronici, che quindi inducono la liberazione di quei mediatori che sono tipicamente coinvolti nella risposta infiammatoria. La noradrenalina, l'adrenalina e il cortisone e, ancora una volta, come abbiamo detto prima, il sistema renina-angiotensina. Questa review è uscita qualche anno fa, ma è una delle tante, che dice qual è il ruolo dello stress in un modello tipico di fattore di rischio per l'aterosclerosi che è il diabete mellito. In questo studio sono arrivati alla conclusione che durante lo stress psicologico, nell'immunità innata, lo stress psicologico induce l'aumento del fattore di trascrizione NSKB che innesca tutta una serie di conseguenze che portano poi alla sindrome metabolica, alle patologie cardiovascolari tipicamente che conosciamo. L'infiammazione perché il sistema innato, attraverso mediatori tipici come le specie reattive dell'ossigeno, RAGE, attiva tutti quei mediatori di trascrizione che attivano, per esempio, gli adipociti. Il professor Strago vi ha parlato del ruolo importante degli adipociti nell'infiammazione e che quindi come conseguenza possono portare alla generazione di quella che poi noi misuriamo come evento cardiovascolare. Ma in realtà lo stress non contribuisce soltanto, e l'abbiamo visto stamattina col professor Basu, non contribuisce soltanto alle patologie cardiovascolari. In questo lavoro appena uscito su Nature, il ruolo dei recettori beta-2-adrenergici, per esempio, viene dimostrato essere l'attivazione dei recettori beta-2-adrenergici viene dimostrata avere una rilevanza anche nel danno del DNA. Danno del DNA, tumore. I recettori beta-2 sono coinvolti con la produzione, o meglio, col mantenimento di questa proteina che è implicata nella protezione del DNA. I topi che sono stati trattati per 4 settimane con un agonista adrenergico mostrano una riduzione della produzione di questa proteina. Quindi i recettori adrenergici implicati non solo nelle patologie cardiovascolari, ma anche in molte altre patologie. Ritorniamo al vascolare, però, ritorniamo quindi ai vasi. Qual è il ruolo dello stress nell'endotelio?
o di quella che è stata definita quasi due secoli fa il primum movens dell'aterosclerosi, la disfunzione endoteliale. Sappiamo, e l'abbiamo sentito anche stamattina, che i vasi sono innervati dal sistema nervoso autonomo. Sistema nervoso autonomo che rilascia mediatori quali la noradrenalina, ma attraverso anche il vago anche acetilcolina. Occupiamoci della via simpatica per adesso. Sappiamo anche, ci è stato detto ieri, che le cellule immunitarie, alcune sono in grado addirittura di produrre catecolamine, ma sicuramente tutte le cellule immunitarie, o meglio, molte, le diverse tipologie di cellule immunitarie esprimono in maniera differente o preferenziale i recettori per le catecolamine. Posseggono catecolamine al loro interno, sono in grado di produrle e di storarle all'interno. Possono gli stress, i mediatori dello stress, promuovere l'infiammazione e quindi contribuire alla disfunzione endoteliale? La risposta, da quello che abbiamo sentito in questi giorni, ovviamente sì. Ma quali sono i recettori coinvolti? Perché ricordiamoci che la noradrenalina agisce attraverso due tipi di recettori. In questo modello, che è preso a prestito da quello che succede nel tumore, è però abbastanza chiarito il ruolo dei recettori beta-adrenergici, che sembrerebbero avere un ruolo di aumento della proliferazione delle cellule endoteliali, un aumento della permeabilità vascolare, e quindi nel tumore sono descritti come favorenti la crescita del tumore. Il professor Basu stamattina ci ha spiegato che questo viene controbilanciato invece dal ruolo della dopamina. Ma nei vasi è sempre così, o meglio nell'aterosclerosi è sempre così, i recettori adrenergici sono sempre pro-angiogenici. Questo lavoro che è uscito qualche anno fa è stato uno dei primi che ha portato poi allo studio di come i recettori adrenergici possono essere modulati e quindi se i recettori adrenergici, o meglio se la noradrenalina può avere sempre solo effetti proangiogenici. Sappiamo che l'angiogenesi fisiologicamente è un aspetto importante della funzione dell'endotelio. Un buon endotelio è un endotelio capace di rigenerarsi, quindi l'angiogenesi fisiologicamente è un aspetto positivo, ma abbiamo imparato stamattina dal professor Basu che non sempre però l'angiogenesi è vista positivamente. Nel tessuto tumorale si preferirebbe che l'angiogenesi non ci fosse, così il tumore non cresce. Altrettanto nelle patologie cardiovascolari è così. Nel cuore infartuato la neangiogenesi è vista come un aspetto positivo, nelle patologie vascolari in generale invece l'angiogenesi è vista come un problema. Nella placca l'angiogenesi fa crescere la placca, è come se fosse il tumore. Quindi nelle patologie cardiovascolari non è così evidente il ruolo sempre negativo o sempre positivo dell'angiogenesi. Visto tutto quello che si sa sulle catecolamine, si ipotizzava che la stimolazione dei recettori alfa o beta che fossero potesse portare a una stimolazione dell'angiogenesi. E invece, in queste diapositive dove vedete la contracellulare e l'incorporazione di timidina, quindi la proliferazione, si può osservare come quelle in bianco sono le cellule resting, quelle in nero sono le cellule dopo pretrattamento con SBS, SBS è fetta albumin serum, che è il siero che serve, che viene utilizzato non solo per far crescere le cellule, ma soprattutto per stimolarne l'attività mitogenica. In condizioni basali, nell'antagonista alfa 1, la doxazosina, e nella fenilefrina sono in grado, l'agonista, quindi sono in grado di modificare la risposta basale dell'endotelio, anzi la fenilefrina sembrerebbe avere un leggero effetto inibitorio. Ma quando noi stimoliamo le cellule a proliferare, osserviamo che in presenza di doxazosina l'effetto proliferatorio è aumentato, in presenza di agonista invece è diminuito. Quindi le cellule proliferano di meno con un agonista alfa-adrenergico, le cellule migrano meglio con la doxazosina, questa è la migrazione misurata rispetto alla fenilefrina oppure rispetto al solo SBS, e le cellule sono in grado di formare meno vasi con la fenilefrina, mentre invece li formano benissimo con la doxazosina. Il ruolo della neovascolarizzazione della placca è molto importante. Questa è una placca carotidea umana, abbiamo ottenuto questa immagine al microscopio elettronico grazie alla collaborazione con i nostri anatomi, e questi sono neovasi. Quindi nella placca i neovasi ci sono.
Un agonista alfa-adrenergico riduce la formazione, un antagonista favorisce la formazione dei neoplastici. Sulla base di questi dati, anche sulla base dei nostri interessi, diciamo così, nel ruolo delle catecolamine nella modulazione della risposta immunitaria, abbiamo iniziato uno studio che è diventato la parte dell'ultimo anno di dottorato della dottoressa Schembri, e ci siamo posti la domanda se l'aterosclerosi è una conseguenza di un processo di disfunzione a cui lo stress contribuisce e soprattutto qual è il ruolo delle cellule endoteliali in questo meccanismo. Lo studio è abbastanza articolato, è appena iniziato, quindi io vi presento soltanto i dati iniziali. Ci siamo posti la domanda iniziale, la più semplice, se le cellule endoteliali esprimono recettori adrenergici, se producono catecolamine. Ammesso che esprimono i recettori adrenergici, cosa succede se stimoliamo le cellule endoteliali con catecolamine? E siccome poi l'endotelio da solo non è sufficiente a innescare la risposta, la formazione della placca, ma ha bisogno delle cellule immunitarie, se la stimolazione di catecolamine modifica la capacità delle cellule immunitarie di aderire all'endotelio. Lo studio prevede anche il paragone sempre tra le cellule endoteliali isolate da pazienti e le cellule in coltura. In questa fase siamo arrivati soltanto al modello in coltura, di cui vi ha parlato anche il professor Basu prima. Le UVEC sono un ottimo modello in vitro per studiare la funzione endoteliale, e i primi dati che abbiamo ottenuti sono questi. Almeno le UVEC, non possiamo ancora dire delle cellule endoteliali isolate da paziente, non esprimono nei trasportatori per le catecolamine, non esprimono tirosina idrossilasi, che vi è stato spiegato così bene essere l'enzima limitante nella sintesi delle catecolamine, quindi presumibilmente non producono catecolamine, non esprimono nemmeno dopamina beta idrossilasi, o meglio, il segnale della dopamina beta idrossilasi è molto, molto lieve. Non lo esprimono né in condizioni basali né dopo stimolo, quindi non sembrerebbero avere la capacità di produrre e accumulare catecolamine. Ma esprimono i recettori? Siamo andati a vedere l'espressione sia dei recettori alfa che dei recettori beta. Per quanto riguarda la tipologia alfa 1, abbiamo visto che 1B e 1D è poco espresso, alfa 1A invece è espresso, e la sua espressione aumenta dopo stimolazione, dopo attivazione dell'endotelio. L'endotelio è un tessuto che risponde bene sia a una stimolazione proinfiammatoria che mima l'aggressione batterica, tipo l'LPS, che le citochine che tipicamente sono considerate proinfiammatorie per l'endotelio, come il TNF-alfa. Come vedete, alfa 1 si regola con stimolazione sia con LPS che con TNF-alfa. I dati sull'alfa 2 sono ancora preliminari, ma alfa 2B non è espresso, alfa 2A è regolato come alfa 1, alfa 2C abbiamo dati, questi qui sono solo N2, quindi non so dirvi ancora se questo si confermerà, e soprattutto mancano i dati con l'LPS. Ma comunque il dato è che i recettori alfa sono espressi, ma non tutti i sottotipi. Altrettanto dicasi per i recettori beta, con l'eccezione dei beta 1 che non sembrano essere espressi. I beta 2 sono espressi e upregolati, i beta 3 sono espressi e upregolati. Qui quello che mi preme far vedere è la scala. Come vedete, l'upregolazione dei beta 2 è molto importante rispetto a quello che succede per i beta 3. Quindi i recettori, le UVEC esprimono sia recettori alfa che recettori beta. Ma cosa succede a questo punto quando noi stimoliamo le UVEC con adrenalina, ad esempio? Abbiamo visto dal cartone iniziale che l'attivazione delle cellule endoteliali passa attraverso la loro modificazione, la modificazione delle loro funzioni. La prima funzione che viene modificata è l'espressione delle molecole di superficie, ed è anche ovvio, deve comunicare con l'ambiente circostante. Le prime molecole a essere attivate o upregolate durante l'attivazione endoteliale sono le molecole di adesione, ICAM1 e VCAM1 in particolare. Ed è stato dimostrato, questi qui sono soltanto alcuni dei lavori presenti in letteratura, che dicono che le catecolamine contribuiscono ad aumentare l'attivazione di ICAM o di VCAM.
che lo stress può modificare la capacità delle cellule endoteliali di migrare e di far aderire le cellule immunitarie. Sulla base di questo abbiamo anche preso le nostre UVEC a modello e abbiamo stimolato con concentrazioni crescenti di adrenalina. E si può vedere che l'adrenalina induce un'upregolazione del messaggero, purtroppo qui si vede male, ma questa è la colorazione di ICAM come proteina, e si vede che aumenta, si capisce meglio se guardiamo questo che è il controllo, e questa è l'attivazione tipica da LPS o da TNF-alfa. Quindi l'adrenalina upregola non solo il messaggero, ma anche la proteina. Abbiamo fatto lo stesso per VICAM, per VICAM per adesso abbiamo soltanto i dati del messaggero, l'adrenalina upregola VICAM. Un'altra cosa che a mio parere è importante osservare è la diversa concentrazione necessaria per attivare ICAM o VICAM e soprattutto per attivare E-selectina. L'E-selectina è una molecola estremamente importante nella funzione delle UVEC perché è quella che favorisce e facilita l'adesione delle cellule immunitarie all'endotelio stesso. Come si può vedere, dopo stimolazione con adrenalina si ha un aumento della concentrazione di E-selectina, scusate, del messaggero di E-selectina. Sulla base di questo ci siamo chiesti, bene, aumentano le molecole di adesione, aumentano i recettori, ma aumenta anche l'adesione delle cellule immunitarie all'endotelio? La risposta è sì. In questa acquacoltura abbiamo preso le endoteliali e le abbiamo messe a contatto con i neutrofili di soggetti sani per adesso. Le cellule endoteliali sono state o preincubate con adrenalina o in condizioni di riposo e altrettanti neutrofili e noi in condizioni di riposo o stimolati con FMLP, che è uno stimolo tipico che si usa per misurare l'attivazione dei neutrofili in vitro. Scusate. Come si può osservare, le cellule endoteliali stimolate con adrenalina e messe a contatto con neutrofili in condizioni di riposo aumentano l'adesione dei neutrofili. Se noi stimoliamo i neutrofili con FMLP ma non stimoliamo l'endotelio, otteniamo un'adesione, perché comunque le cellule endoteliali esprimono basalmente le molecole di adesione anche se non in maniera esagerata. Quando noi mettiamo FLP e adrenalina insieme non cambia la situazione, quindi l'adrenalina è un potente attivatore dell'adesione dei neutrofili in vitro almeno. E questo è sempre un esempio invece ex vivo. Questa qui è una placca sempre di un paziente con placca carotidea. In questo caso quello che si può osservare da questa immagine, a mio parere, riassume tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Queste sono le endoteliali che non hanno niente in comune con un endotelio fisiologico. Il monostrato che abbiamo imparato in anatomia non c'è più. Soprattutto il nucleo fuoriesce, indice di attivazione dell'endotelio, e queste sono cellule immunitarie adese all'endotelio stesso. Quindi, in un campione di placca, almeno l'endotelio non è un endotelio sano, e questo c'era anche da aspettarselo, ovviamente. Può la funzione endoteliale essere riportata alle condizioni fisiologiche? Sì. Può essere riportata con diversi trattamenti farmacologici, tra cui anche, questo è uno studio abbastanza recente, i beta bloccanti. Quindi ancora una volta il ruolo delle vie adrenergiche sia in termini patologici che in termini di restaurazione della funzione fisiologica. E questo è un altro dato che a mio parere lascia abbastanza, come dire, esterrefatti, ma dopo quello che ha detto il professor Basu stamattina e dopo quello che abbiamo visto poco fa, non penso sia più così strano. Il propranolol, classico beta bloccante usato in terapia ormai da decenni, è in grado di sopprimere la risposta angiogenica in vitro attraverso tutta una serie di meccanismi che passano dall'inibizione della proliferazione delle metalloproteasi, dall'inibizione delle VEGF, dall'inibizione dei fattori di crescita, ma di suo uno potrebbe dire perché magari ha un effetto locale citotossico. No, la sopravvivenza cellulare rimane, ma la proliferazione si riduce drasticamente. Quindi il propranolol sembrerebbe avere tutta una serie di effetti antiangiogenici che forse non passano soltanto dalla bocca del recettore beta-adrenergico. Questo apre
ovviamente una nuova parentesi su tutti i farmaci utilizzati nelle terapie nelle patologie cardiovascolari. Quindi l'endotelio può essere modulato dallo stress, la funzione endoteliale è suscettibile allo stress, ma abbiamo detto che l'endotelio da solo non è in grado di attivare il processo aterosclerotico, sicuramente importante, ma non da solo. Cosa succede alle cellule immunitarie durante lo stress? Abbiamo imparato che la risposta immunitaria è divisa nell'immunità innata e nell'immunità acquisita. Entrambe sono coinvolte nel processo aterosclerotico. L'immunità innata contribuisce alla proliferazione delle cellule muscolari, contribuisce alla deposizione della matrice, contribuisce al rimodellamento dell'intima, contribuisce alla produzione di mediatori dell'infiammazione e contribuisce all'angiogenesi. L'immunità acquisita ha un aspetto un po' più complesso. Classicamente nell'aterosclerosi si dice che l'equilibrio TH1 e TH2 sia TH1 protettivo, il TH1 proaterogenico e il TH2 protettivo. Questo può valere nell'infiammazione in generale, nelle patologie cardiovascolari non è sempre così, perché dipende da quale patologia andiamo a guardare. L'interleuchina 4, che è considerata la classica citochina protettiva, nell'infarto del miocardio oppure nella CAD, coronary artery disease, non ha un ruolo così protettivo. L'interferone gamma, che è considerata una citochina pro-infiammatoria, nella placca è considerata protettiva, nella placca conclamata, perché la stabilizza, evita la rottura della placca. Quindi il discorso TH1-TH2 nell'aterosclerosi non è così semplice da dividere pro-infiammatorio e anti-infiammatorio. In più, l'immunità acquisita è complicata ulteriormente dagli altri sottotipi di tipologie cellulari. Ieri abbiamo sentito parlare delle T-reg. Le T-reg nell'aterosclerosi hanno un ruolo estremamente importante e fino ad oggi gli studi in vitro hanno dimostrato un effetto antiaterogenico delle T-reg. Quando si va a vedere in vivo nei pazienti con diverse patologie, non c'è una risposta univoca. Quello che succede in vivo non è riproducibile. Quindi se le T-reg siano protettive o meno nell'aterosclerosi, rimane una domanda aperta, perché non si può parlare di aterosclerosi, ma bisogna andare a guardare le diverse patologie. Quindi le cellule immunitarie sono implicate nel processo aterosclerotico e guardiamo cosa succede in primo luogo all'immunità acquisita. Qui vado veloce perché l'avete già visto, abbiamo dimostrato, non solo noi ma diversi altri, abbiamo dimostrato che le cellule immunitarie posseggono catecolamine. La cosa interessante è che non tutte le posseggono in eguale quantità e abbiamo detto anche che non tutte esprimono in egual modo i recettori adrenergici, quindi è facile ipotizzare che la stimolazione delle cellule immunitarie non porti sempre da parte delle catecolamine, non porti sempre alla stessa risposta. Basta guardare le T-reg, Marco ieri vi ha fatto vedere come le T-reg esprimono molte più catecolamine costitutivamente rispetto alle T effettrici. I granulociti, come vedete, sono una fonte di catecolamine notevole rispetto alle cellule mononucleati totali o rispetto ad altre tipologie cellulari. Quindi le cellule immunitarie posseggono catecolamine e possono essere modulate, la funzione delle cellule immunitarie è modulata attraverso i recettori sia di tipo alfa che di tipo beta. Ma cosa succede quando noi stimoliamo questi recettori in vivo? Ancora una volta il modello dello stress psichico è stato utilizzato in questo studio, dove è stato visto che se si stimolano i soggetti, questi sono tutti individui sani, con il famoso stress mentale, c'è un picco immediato della produzione di NFKB. Sappiamo che NFKB è coinvolto nel processo aterogenico perché favorisce la produzione di citochine proinfiammatorie e quindi favorisce l'aterogenesi. Quindi nell'FDMC lo stress è un fattore proaterogenico. Cosa succede nell'immunità innata? Nell'immunità innata sappiamo che nella prima fase del processo aterosclerotico le prime cellule che vengono coinvolte sono i monociti e i neutrofili. I monociti e i neutrofili
vengono attivati per esempio dall'LDL, ma da tutta una serie di altri fattori, e la loro espressione aumenta, la loro adesione, la loro espressione aumenta, per esempio appunto dopo stimolo con l'LDL ossidate. Ma queste sono suscettibili allo stress adrenergico. Questa è una linea monocitica umana e come si può vedere la stimolazione con adrenalina, ma soprattutto con noradrenalina, ancora una volta aumenta NFKB. Quindi, dopo la stimolazione con agenti stressogeni, NFKB aumenta e quindi TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6 sono tutte maggiormente prodotte. Cosa succede ai neutrofili? I neutrofili meritano un discorso a parte, perché per anni non sono stati considerati nel processo aterosclerotico. I neutrofili sono cellule che hanno un'emivita molto breve, di conseguenza è difficile trovarle, se non li si cerca con determinazione, per esempio in una placca. È difficile pensare che cellule che vivono così poco possano avere un ruolo nella progressione cronica della malattia. Per anni noi ci siamo scontrati con questa teoria, per cui quando dicevamo che i neutrofili erano importanti nella placca ci hanno sempre risposto che non era vero, che tutto quello che si vedeva dei neutrofili era invece dovuto ai monociti. Le cose sono cambiate. Ricordiamoci che i neutrofili sono i principali produttori di specie reattive dell'ossigeno, di metalloproteasi e di citochine proinfiammatorie come l'interleuchina 8. In una placca trovate ROS, trovate metalloproteasi, trovate elastasi, che è un altro prodotto dei neutrofili, e sappiamo tutti, e basta fare un PubMed, che l'interleuchina 8 è considerato un fattore predittivo in negativo del progredire di una patologia cardiovascolare. Già solo questo potrebbe essere indice del fatto che i neutrofili sono importanti. Qualche anno fa è uscito questo lavoro, ma questo è uno dei tanti che adesso sta uscendo, del ruolo importante dei neutrofili nelle patologie cardiovascolari. Addirittura adesso si ipotizza di usare la neutrofilia come marker della patologia cardiovascolare, soprattutto del danno acuto. Questi sono soggetti con infarto acuto del miocardio e questi sono soggetti con patologie cardiovascolari in generale, in particolare coronary artery disease. Come vedete, se andiamo a misurare i livelli di elastasi e di metalloproteasi nei soggetti con infarto sono più alti, mentre il classico marker che è stato per anni usato come marker nelle patologie cardiovascolari, la proteina C reattiva, non cambia tra i due soggetti. I livelli di metalloproteasi sono alti e poi scendono e questo è un altro indice del ruolo iniziale svolto dai neutrofili in questo sistema. L'IL-8 circolante è considerato un fattore predittivo, addirittura adesso in alcune cliniche, in alcuni trial clinici, la misurazione dei livelli circolanti di IL-8 viene utilizzata come marker appunto per misurare il livello di attivazione di questo sistema e quindi la possibile evoluzione in patologia della malattia. I neutrofili contengono catecolamine, lo abbiamo visto, non solo noi ma anche altri. E soprattutto le catecolamine possono essere considerate un fattore di modulazione della risposta innata. La risposta innata neutrofili e monociti principalmente. Le catecolamine possono essere il primo segnale per il sistema immunitario durante per esempio uno stress indotto. Se andiamo a vedere questo lavoro che è uscito 2 anni fa, un lavoro bellissimo dove fa la misurazione di tutta la risposta praticamente funzionale di neutrofili nel modello animale, vediamo che lo stress acuto, la stimolazione con adrenalina, induce l'attivazione di TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, favorisce l'adesione all'endotelio, attiva NFKB. Modello animale, cosa succede però nell'uomo? Inoltre nel modello animale è stato visto che con la stimolazione adrenergica c'è una mobilizzazione di neutrofili che vengono portati in circolo, neutrofilia che abbiamo visto nell'uomo. Cosa succede quando stimoliamo i neutrofili con retinotropi? Favoriscono l'adesione all'endotelio. L'abbiamo visto anche noi, abbiamo stimolato l'endotelio, abbiamo stimolato i neutrofili, aderiscono maggiormente all'endotelio.
Qui dice che l'adesione è mediata dai recettori beta-adrenergici. Nel nostro modello ancora non abbiamo una risposta, ma ve la daremo. Cosa succede quando stimoliamo i neutrofili umani con noradrenalina? Aumenta HSP70. HSP70 è una proteina molto importante coinvolta nel danno tissutale e, come vediamo, la stimolazione è tempo dipendente e sembrerebbe essere coinvolti in questo caso per entrambe le vie recettoriali, sia gli alfa che i beta, perché gli antagonisti alfa e beta adrenergici riducono l'effetto mediato dalla noradrenalina. Quindi almeno in questo effetto non sembra esserci distinzione tra i recettori alfa e i recettori beta. Allora ci siamo chiesti, anche noi, cosa succede nei neutrofili quando questi vengono sottoposti a uno stress. Perché, come si diceva all'inizio, l'aterosclerosi non è solo una conseguenza di aumentato livelli di colesterolo, ma l'altra domanda è: i livelli di colesterolo da soli possono fare quello che fanno o possono essere aiutati da altri mediatori? Per esempio, lo stress insieme all'aumentato livello di colesterolo. Abbiamo presentato un progetto in cui lo scopo è quello di andare a indagare, appunto, l'attivazione dei neutrofili in condizioni di stress sia nei soggetti sani con livelli di colesterolo normale che in soggetti con livelli di colesterolo elevato. Abbiamo iniziato col modello sano, quindi neutrofili provenienti da soggetti sani, e la prima cosa che siamo andati a vedere, sappiamo che producono catecolamine, sappiamo che esprimono la tirosina idrossilasi, ma per esempio almeno da stimolazione da FMLP non sembra essere modulata. Per noi questa risposta non è ancora conclusiva, perché l'FMLP nei neutrofili, come l'LPS nei monociti, è indice di una stimolazione esogena, per esempio aggressione batterica, manca la componente endogena, le citochine. Potenti attivatori dei neutrofili sono sia il TNF-alfa che l'interleuchina 8 stessa. Quindi cosa succede alle tirosine idrossilasi dopo stimoli proinfiammatori più fisiologici? Ancora non lo sappiamo. Cosa succede dei neutrofili, o meglio dell'espressione recettoriale, quando questi vengono stimolati per il momento ancora una volta solo con FMLP? Questo è il lavoro di tesi di Paola, che è qui presente, e i prossimi esperimenti che fa, che dovrà fare per la sua tesi, sono proprio la stimolazione con citochine. I dati che abbiamo adesso sono che i neutrofili esprimono alfa 1 ed esprimono alfa 2, non abbiamo ancora indagato i diversi sottotipi. Sia alfa 1 che alfa 2 sono apregolabili dopo stimolazione con FMLP. I neutrofili esprimono beta 1, esprimono beta 2 ed esprimono beta 3. Quello che qui voglio farvi vedere però è la differenza di scala. I beta 1 sono poco espressi, però sono apregolati. I beta 2, ma soprattutto i beta 3, sono molto espressi e sono apregolati. Quindi localizzazione preferenziale dei pattern recettoriali e quindi probabilmente anche diverso ruolo dei recettori alfa e beta nella modulazione funzionale di queste cellule. Ma cosa succede se noi stimoliamo con adrenalina? Cosa succede alle funzioni tipiche dei neutrofili? Funzioni tipiche dei neutrofili, per adesso abbiamo indagato l'interleuchina 8, citochina prodotta dai neutrofili, e la beta 2 integrina, molecola di adesione che favorisce l'adesione dei neutrofili all'endotelio. Come si può vedere, la stimolazione con adrenalina induce un'upregolazione sia di L8 che di beta 2 integrina. Quello che ci ha colpito qui è che già concentrazioni basse abbiamo raggiunto il plateau. Quindi vuol dire che sono necessarie davvero bassissime concentrazioni di adrenalina per indurre una pregolazione della funzione dei neutrofili. Ma che importanza ha tutto questo poi per i neutrofili nella patologia cardiovascolare, se i neutrofili nella placca non ci sono? In realtà i neutrofili nella placca ci sono. Questa è una placca carotidea isolata da soggetti con patologia carotidea. E qui ci sono i neutrofili, questa è la colorazione dei neutrofili. La cosa interessante in questa immagine non è solo che i neutrofili ci sono. Questo è l'endotelio, quindi qui guardiamo verso il lume, questa è l'intima. I neutrofili sono localizzati, hanno una localizzazione preferenziale e sono presenti dove ci sono questi fori. Questi fori non sono altro che i neovasi.
I neutrofili sono localizzati in una zona specifica della placca ed in corrispondenza dei neovasi. Mi manca l'immagine, fidatevi, questi qui sono tutti positivi al CD31, per brevità non ho messo l'immagine per la positività per il CD31. E qui, a mio parere, si apre un altro discorso. Il professor Basu stamattina ha parlato di neangiogenesi e di stimolazione dopaminergica. I neutrofili posseggono il loop adrenergico, posseggono i recettori adrenergici. Cosa fanno sui neovasi presenti nella placca? Questa è una domanda che rimane aperta ed è quello che è la parte dello studio che è appena iniziata e che vorremmo continuare. I neutrofili ci sono nella placca e noi abbiamo dimostrato che li possiamo anche isolare e mantenere in vita. Questo è secondario rispetto a quello che vi voglio far vedere, voglio solo dirvi, perché questo è l'aspetto che ci interessava, che i neutrofili isolati dalla placca sono diversi dai neutrofili dello stesso soggetto isolati dal sangue circolante, almeno sono diversi funzionalmente. Questa è la produzione di L8 in condizioni resting nei neutrofili da placca, questi nei neutrofili circolanti dello stesso soggetto. Questi sono i soggetti sani. Quindi le cellule residenti che si trovano in contatto con un ambiente che produce qualcosa di diverso rispetto alle cellule circolanti rispondono anche diversamente, si organizzano probabilmente diversamente. Questo non vale solo per gli L8, vale anche per l'elastase. Quindi questo apre un'ulteriore domanda su come si può modulare la funzione delle cellule endoteliali, ma anche delle cellule immunitarie. E quindi per concludere posso dire che ci sono diverse evidenze che dimostrano che lo stress può peggiorare il quadro aterosclerotico, sia agendo sulla funzione endoteliale, sia agendo sul sistema immunitario. Agendo sulla funzione endoteliale attraverso la modulazione dei recettori, che favorisce la stimolazione di produzione di citochine, per esempio proinfiammatorie, oppure di mediatori come le molecole di adesione, che vengono aumentate e quindi favorisce l'adesione delle cellule immunitarie all'endotelio. La risposta adrenergica agli agenti adrenergici è diversa nell'endotelio e dipende da quale recettore viene attivato. Se si attiva il recettore di tipo alfa otteniamo una risposta, se si attivano i recettori di tipo beta otteniamo un'altra risposta. Infatti gli alfa 1 sembrano avere un ruolo antiangiogenico, mentre gli alfa, i beta 1 sembrano avere un ruolo proangiogenico. Lo stress può peggiorare l'aterosclerosi perché modifica la funzione delle cellule immunitarie e le cellule immunitarie se stesse sono produttori di catecolamine e quindi possono essere modulate le loro funzioni perché posseggono recettori adrenergici. Nello specifico i neutrofili esprimono recettori adrenergici, producono catecolamine e la stimolazione, abbiamo visto con agenti adrenergici, aumenta la produzione di mediatori dei neutrofili quali l'interleuchina 8 o l'elastase. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questo studio, in particolare gli afferenti al nostro centro di ricerca, Laura che è qui presente, la dottoressa Rasini, Alessandra Luini che hanno contribuito alla parte tecnica insieme a Max, ovviamente il professor Cosentino, la nostra PhD student che ha appena iniziato questo studio, la Paola Pedrillo che sta facendo il suo lavoro di tesi, un ringraziamento particolare al professor Tozzi per aver collaborato con noi, aver creduto in questo studio fornendoci anche i campioni di placca e quindi favorendo questo lavoro. Ancora un ringraziamento al professor Villa del Mia Center che anche lui crede in questo studio e sta contribuendo con noi al lavoro di caratterizzazione delle cellule immunitarie nella placca. Grazie.